Bella raga, bentornati su Eller Channel. Secondo video unboxing. Il primo non mi era venuto granché bene, quello della Canon, ma perché ovviamente non sapevo fare questo genere di video. Questa volta, ovviamente, vi presenterò una cosa in super anteprima. Oggi è il 25 di giugno, domani a quanto pare sarà disponibile in tutti i negozi italiani. Di cosa stiamo parlando? Ta-da! Apple Watch. Allora, intanto la scatola, che ovviamente è una figata. Qua c'è tipo in sovrimpressione il marchietto. Qua c'è, e vi svelo direttamente, la colorazione, ovviamente, dell'orologio, che è azzurra. E ora lo apriamo. Allora, innanzitutto si apre la scatola, che è fighissima. Guardate, il packaging è bellissimo, come qualunque prodotto Apple. Dentro c'è un'altra scatola. E la cosa mi piace assai, perché io adoro aprire scatole su scatole. Ovviamente questa l'avevo già aperta e c'è lo scoccino, insomma, che è il sigillo di garanzia e tutto. Qua c'è ovviamente la melina mangiata. E ta-da! Aspetta, se ce la posso fare. Ed eccolo qua. Questa è la versione piccola da 38. Come vedremo, si può personalizzare in tutto e per tutto. Adesso lo accendo, per cui dobbiamo aspettare giusto quei 2 minuti, e dopodiché vi svelerò le 10 cose che ancora non sapete dell'Apple Watch. Numero 1. Esistono ben due modelli di Apple Watch, ovvero uno da 42 mm, la cassa ovviamente, che è considerato, diciamo, è quello più grande, considerato più indicato per i maschietti, e l'altro, che è questo da 38, che è più indicato per le femminucce perché è la cassa più piccola. Numero 2. Esistono ben tre versioni di Apple Watch. Allora, una è la Sport, che ha il cinturino in gomma, questo è versione Sport, è diciamo quella meno costosa. L'altra è la Collection è quella che ha una gamma più ampia di cinturini e anche di materiali, insomma, dove si possono scegliere le forme, e ha la cassa in acciaio inossidabile. La terza è l'Edition, che è la versione lusso, i cui orologi praticamente arrivano a costare anche intorno ai 10.000 euro di media. Punto numero 3. L'Apple Watch funziona solo collegato a un iPhone, per cui non puoi comprare un Apple Watch da solo e pensare che funzioni da solo. Funziona ovviamente collegato tramite Bluetooth con il tuo iPhone, potrai controllare i tuoi appuntamenti, controllare le email, guardare Facebook e fare tutte quelle cose che fai con l'iPhone, solamente che è un po' più comodo perché te lo tieni sul polso. Punto numero 4. Gli Apple Watch possono mandarsi tra di loro dei disegnini, delle emoticon o qualunque cosa che puoi fare sullo schermo. Addirittura puoi mandare a un'altra persona che ha l'Apple Watch il tuo battito cardiaco tramite proprio l'impulso che viene dato dal polso e che viene registrato nella cassa. Punto numero 5. Per gli amanti del fitness, l'Apple Watch ha tantissimi sensori che rilevano la tua attività fisica, ma non solo la rilevano, addirittura la registrano, e l'Apple Watch ti dà normalmente dei consigli per avere una vita più sana e più attiva. Punto numero 6. L'Apple Watch è la prima categoria nuova di prodotti lanciata dalla Apple dopo l'iPad. È il primo prodotto che non usufruisce della celeberrima eredità di Steve Jobs. Quindi ci chiediamo, sarà un successo o sarà il primo vero flop post Steve Jobs della Apple? A tal proposito mi viene in mente un altro celeberrimo fallimento, che fu qualche anno fa, quello dei Google Glass, appunto di Google. Punto numero 7. Uno dei talloni da killer che ha sempre avuto, scusate, mi viene in mente i provini del Grande Fratello, uno dei talloni da killer che ha sempre avuto anche Apple nella tecnologia è la batteria. Questo promette la durata di 18 ore. Effettivamente 18 ore funziona, forse anche qualcosina di più, però poi dovete ricaricarlo. Ottavo punto.
L'Apple Watch ovviamente funziona con tutte le applicazioni di Apple, ma per gli amanti delle applicazioni, quelli che gli piace vedere usare l'applicazione per i viaggi, l'applicazione per gli hotel, l'applicazione per gli aerei e così, Apple Watch ti dà la possibilità anche di utilizzare le applicazioni di terze parti. Punto numero 9. Per gli amanti dello shopping, con Apple Watch, per ora solo negli Stati Uniti, ma arriverà presto anche in Italia, la possibilità di pagare direttamente dall'orologio. Fantastico! Punto numero 10. Ovviamente, trattandosi di nuove tecnologie, abbiamo la possibilità di utilizzare lo screen come touch. Vale a dire che ci mettiamo sopra il ditino e il menu si muove. Adesso non riesco a farvelo vedere perché la telecamera non ce la fa, ma comunque è così. Mentre invece, se vogliamo cambiare proprio completamente la funzione, premendo in maniera molto un po' più forte il quadrante, si cambiano completamente le funzionalità. Qua infatti è successo praticamente un casino, non so come tornare indietro. Vabbè, sono veramente generosa, vi dico anche un ultimo punto, undicesimo punto, una cosa pazzesca, mi sento come, avete presente il baffo? Mi viene proprio su il fiatone a dirvi questa cosa, perché adesso ve lo faccio anche vedere. Questo Apple Watch e anche tutti gli altri Apple Watch delle categorie sopracitate segna anche l'ora! Con lo schermo di Mini, ovviamente. Bella raga, ciao, alla prossima. Tanto amore. Ciao guerrieri, bentornati sul divano rosso a casa Tiger. Stasera sono molto contenta perché mi è arrivato finalmente un regalino dell'universo. Cos'è successo? Praticamente, dato vi avevo detto che insomma volevo, diciamo così, migliorare un attimino la qualità dei video, per cui mi è arrivata finalmente la nuova videocamera. Ho scelto di prendere una videocamera compatta. Ovviamente ho scelto di prendere un modello piccolino che potesse essere, diciamo così, utilizzato in ogni occasione, anche soprattutto.